Caldaia Thermotech C+, una caldaia napoletana abbastanza economica. Questo è il display, all'interno di questa scatola c'è la scheda elettronica. Invece questa è la pompa circolatore. Andiamo avanti. Questa è la schedina di accensione e rilevazione fiamma. Da qui parte poi l'elettrodo per la candeletta, cioè il cavo per la candeletta. Questa invece è una valvola del gas. Questo è un motorino della Tribie, la parte motorizzata, che però all'essere staccata viene messa qui in testa a questo qui, che è la valvola Tribie, tutto questo pezzo nero, dopo lo vedrai montato. Ecco qui, questa è la valvola Jolly, che sta sulla pompa circolatore, di solito si trova sempre lì. Questa invece è la valvola 3 bar di sicurezza. Questo è il flusso ossato, ma dopo te lo faccio vedere. Ecco qua. Allora, questo qui... Questa è l'unica sonda che ha questo tipo di caldaia. È una sonda NTC che rileva la temperatura sanitaria o riscaldamento. Sta sulla valvola Tribie. Questo invece è il pressostato acqua, che dice la caldaia se c'è la pressione, se è adeguata oppure se manca pressione. Ritorniamo al flussostato, eccolo qui. Questo è il rubinetto di carico per caricare la pressione. E questo qui è il flussostato. Quando apriamo l'acqua, questo qui rileva che abbiamo aperto l'acqua, lo comunica alla scheda e la scheda fa partire la caldaia. La parte alta, togliamo la copertura, ecco qui, questa è la candeletta di accensione che rileva anche la fiamma, fa doppia funzione, bruciatura ad essere acceso, questo è il vaso di espansione col suo valvolino che va gonfiato a un bar a secco, questo è il ventilatore, adesso collegato ai tubi di silicone, nel venturi, il venturi è la parte del ventilatore dove si attaccano i tubi, e questa è la parte finale dove viene collegato il tubo, che è il pressostato fumi, che dice alla scheda che il ventilatore sta girando. Questo è il bruciatore, come vedi, la parte di sotto c'è la rampa del bruciatore, invece la parte di sopra c'è la mandata e il ritorno, ed è collegato, tutti e due sono collegati allo scambiatore primario. Questo invece è un termostato di alta temperatura, se la temperatura è troppo alta il termostato blocca tutto. Questo tubo qui è il tubo di mandata. Quello là sulla destra è il tubo di ritorno. E questo in ultimo è l'etichetta che può servirti. Ti consiglio di visitare il mio sito internet www.mocaclima.com, perché ci sono varie sezioni molto interessanti. La sezione fai da te, che ti sto mostrando, che ti spiega, ecco, anche in questo caso la magnetite, lo scambiatore primario, eccetera. Ci sono un sacco di argomenti molto molto interessanti. Poi ci sono i codici di errori per tutte le caldaie, codici di errori per tutti i condizionatori e anche tutti i manuali d'uso delle caldaie. Naturalmente questo sito è continuamente aggiornato, quindi migliora ogni giorno, quindi dagli un'occhiata che ti potrebbe essere molto utile.